Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra? Le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Secondo me sarà la partita di Azpilicueta. Io di questo giocatore ammiro la sua capacità tattica di essere attento quando deve fare la fase difensiva, ma anche molto utile quando la squadra attacca. Buon giocatore, non c'è dubbio. Eccoci, si comincia. Reguilón la mette sulla fascia. Pallone lungo in verticale. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? La mette in mezzo. Gioca con un pallone lungo. Prova con la palla filtrante. Favilli. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova la giocata di fine. Favilli. E l'arbitro assegna un calcio di punizione seguito dal fallo. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Scatta verso il pallone. Libera tempestivamente. Il Bolzano riprende subito il possesso della sfera. Traversone in arrivo. Va di testa! Non è riuscito a metterla dentro. Il Napoli deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Reguilón. La mette sulla sinistra. Il Napoli sta spingendo molto in avanti da subito. E toglie la palla dalla zona rossa. Pjanic la gioca corta. Deve buttare dentro un cross. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Scatta verso il pallone. Si fa trovare pronto. Mette in avanti, provano a partire in velocità. Chance, parata di Donnarumma. Ottimo disimpegno, fondamentale.
tiene la porta. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? La palla entra in aria, allontana la minaccia. Il Napoli non è riuscito a fare nemmeno un tiro in porta finora. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Cerca la profondità, tenta di allontanare il pallone. Deve tirare. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Pjanic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve il passaggio, scatta verso il pallone. Favilli! Una buona iniziativa, ma non è bastata. Scodella in avanti, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Azpilicueta. Il Napoli non riesce a trovare Varchi nonostante il possesso prolungato. ...30 minuti sul cronometro. Riceve un pallone interessante. Palla che scivola via oltre la linea, sarà rimessa dal fondo. Allarga il gioco con pallone a sinistra, sulla fascia, in profondità. Che sì, di forza. Lungo passaggio in avanti. Pjanic ha capito tutto. Ottimo il fraseggio. Pjanic. Azpilicueta. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Riceve la palla. Prova ad andare. Tocca verso il centro. E a pochi minuti dall'intervallo il gol sarebbe molto pesante. La gioca lunga sulla fascia opposta. Vertonghen. Apertura ben calibrata. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Reguilón. Azpilicueta. C'è la palla lunga, in avanti. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità.
e trova il compagno. Favilli! E c'è il gol del Napoli! Hanno trovato un gol pesantissimo e a pochi istanti dalla fine del primo tempo. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si ricomincia dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. C'è un'opportunità. Attenzione al tiro. A sinistra con il passaggio. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa.
Partiti, è iniziato il secondo tempo. Il Napoli deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Cerca l'uomo là davanti. Il pallone è stato colpito troppo forte. Pjanic. Palla in avanti verso il compagno. Vede libero il compagno. Bella apertura. Primo tiro. Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Il Bolzano si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Hanno ottenuto un fallo laterale. Prova a tirare, parata di Donnarumma. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Prova di testa, completamente fuori misura. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione degli avversari. Che sì, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lungo passaggio in avanti, la gioca sulla destra, ci mette il fisico e conquista il pallone. Pjanic, azione fallosa, nessun dubbio. Prova a verticalizzare. Prova a giocarla in profondità. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Sulla destra. Cross verso il centro. Cerca di lanciare il compagno. Cerca lo spunto. La butta via e fa respirare la difesa. Conclusione. Finalizzazione decisamente infelice. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Cerca il numero. Pallone in aria. In col. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole.
sicuri in fase di palleggio. Pallone lungo in verticale. Reguilon. Scodella in avanti. La gioca a sinistra. Cerca una soluzione con la palla lunga. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. L'estremo difensore la calcia lunga. Passaggio sulla destra. Passaggio intercettato. Prova immediatamente in avanti. Pallone lungo in verticale. Niente di fatto, azione interrotta. Azpilicueta. Pjanic. Il risultato sbloccato quando mancava poco a riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Bella palla ad allargare il gioco. Lungo passaggio in avanti. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Un passaggio deleterio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Errore qui, pallone sprecato. Favilli. Elegante. La allontana con forza. A sinistra con il passaggio. Tocco preciso. Riceve in ottima posizione. Non c'era spazio. Che sì. Alla peggio nello scontro di forza. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Tentativo di allungare il gioco. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Vediamo se può capitalizzare. Allontana il pericolo. Recuperano il possesso del pallone. Pallone alto nello... Salta e colpisce di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Favilli cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato. Colpisce il pallone. La gioca in A. Di nuovo lui. È mancata un po' di precisione. Il Bolzano ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Lancia il pallone in avanti. Libera tempestivamente. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sul filo del fuorigioco. Ottimo intervento.
Palla allontanata senza troppi complimenti. Ottima difesa, doveva essere fermato. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. È già stato ammonito e lo sapeva, ma si è lasciato trascinare. Devi capire quanto è stato fortunato questa volta. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Colpo di testa. Un altro colpo di testa, un altro errore. Hanno sbagliato, ma stanno creando diverse occasioni interessanti. E il tocco è verso il portiere. L'arbitro controlla il cronometro. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Scodella in avanti, scatta verso il pallone. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Qui può partire il contropiede. Vuole il lancio filtrante. Prova il cross. Allontana il pericolo. Ci prova. È finita. Ci hanno provato fino in fondo. Hanno sfiorato proprio nel finale quel del pareggio. Non ce l'hanno fatta. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Beh, non si può sempre dominare per goleata. Hanno ottenuto una vittoria di misura grazie alla rete nella prima parte e poi hanno dimostrato maturità mantenendo il vantaggio. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È stato un grande piacere.
Thank you.